Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, così, ho voluto fare questa intro un po' così visto che era tanto che non ci vedevamo e ci tenevo a farmi vedere. La storia di oggi è abbastanza particolare perché questa storia l'ho scoperta facendo delle ricerche per un mio videogioco, visto che in qualche modo comunque c'entra anche il gioco di World of Warcraft. Di cui comunque lo scoprirete più nel dettaglio nella storia, e si parla anche di bullismo e comunque di come certe dinamiche vanno a instaurare determinati rapporti. È una storia molto cruenta e molto triste che spero di raccontare al meglio e spero che vi piacerà. In ogni caso, prima di iniziare col caso di oggi, io volevo ricordarvi che ho aperto la mia agenzia di videogiochi e lo so che ne continuiamo a parlare in tutti i video, ma io ci tengo che andiate a provare questa demo, perché nella demo ancora non si scoprirà troppo della storia, però sono sicuro che se vi piacciono comunque anche questi casi di cronaca, io ho cercato un filino di ricostruire determinati passaggi che poi andrete a scoprire nel gioco completo. Quindi se vi interessasse questa tipologia di video, io vi chiedo di andarvi a iscrivere sul mio sito web, potete andare su Steam a provare la demo e andatevi anche a mettere il videogioco nella wishlist, che così aiuterete a insomma a far scoprire il mio titolo anche altre persone, perché ci abbiamo veramente messo tutto noi stessi per creare questo titolo, dalla musica ai fumetti che potete trovare in game, a tutto quello che vedete, anche tanti influencer che hanno partecipato a questo gioco, mi ha fatto molto piacere, quindi vi chiederei di andarvelo a provare, ecco, se vi va. In ogni caso, adesso torniamo alla storia. Oggi vi andremo a raccontare la storia di Kimberly. Kimberly Proctol nasce il 1 gennaio del 1992 in una piccola cittadina canadese fuori Vancouver, di nome Langford. È una ragazza stupenda, affettuosa, generosa e tranquilla, nonostante la vita per lei non sia mai stata facile. Per molti anni a scuola è stata bullizzata ed è affetta da disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività, noto anche come ADHD. La ragazza trova conforto nel suo incredibile amore per gli animali e nei pomeriggi passati a chattare online con sconosciuti, dal momento che vive una vita di isolamento e medicine che spesso la lasciano intorpidita e confusa. Indossa spesso un cerchiello con le orecchie da gatto a scuola e miagola ai suoi compagni di classe, invece di concentrarsi sulle lezioni. Alle superiori ha molti problemi nello studio e nei rapporti con gli altri studenti. Viene trasferita alla Pacific Secondary, una scuola apposita in cui i professori, con l'utilizzo di metodi di insegnamento alternativi, sono in grado di seguire ed aiutare gli studenti con necessità particolari. Kimberly si trova per la prima volta circondata da persone che hanno spesso vissuto esperienze simili a lei nelle scuole, tra molte virgolette, normali. Quindi spera di riuscire a trovare qualcuno che la capisca e su cui possa contare. Poco dopo il suo arrivo, quando ha incominciato a fare amicizia, la ragazza incomincia ad uscire con un ragazzo di nome Zach. Questo amore liceale non dura molto, come spesso accade, e un altro ragazzo, Cruz Wellwood, comincia a flirtare con Kim via messaggi. Anche Cruz è stato, come lei, spesso bullizzato dai ragazzi a scuola e veniva chiamato Spaz, che può essere tradotto in italiano con la parola di stupido o cerebro leso, diciamo. Chattando con Kim, le aveva spiegato che considerava quel soprannome un insulto e aveva aggiunto, e cito tra virgolette: "Avevo grandi problemi con le persone allora, li ho ancora, ma ora so come la gente pensa e si comporta. È quindi facile per me indossare una maschera e giocare a far finta di nulla". Cruz descrive se stesso come violento e esplosivo, mentre i professori lo considerano una persona potenzialmente dotata, ma rude e arrogante nei confronti degli altri e peraltro misogino. Una volta ha spaccato addirittura la faccia a un compagno di classe con una catena e rotto il naso di un altro. Kim è ipnotizzata dalle attenzioni che il ragazzo dimostra nei suoi confronti, dal momento che praticamente nessuno ha mai dimostrato interesse per lei. Quindi pensa che forse Cruz possa aiutarla a non pensare a Zach e ad andare oltre quella relazione finita. È comprensibile per una ragazzina a quell'età
che la sua prima rottura fosse vista comunque come qualcosa di triste e passasse un brutto momento, al di là poi che la relazione fosse durata tanto poco. Ma purtroppo anche questa nuova relazione di Kim si rivelerà una mera illusione. I due chattano praticamente tutti i giorni, la ragazza si confida raccontandogli le sue giornate, i momenti belli ma anche quelli brutti. Tra questi un episodio in cui un ragazzo del suo gruppetto di amici, dopo la rottura con Zach, le ha urlato contro offendendola. La risposta del ragazzo ai sentimenti di tristezza di Kim è abbastanza scioccante. Cruz infatti descrive: non è che mi importi molto, la negatività e il pessimismo delle altre persone non mi influenza, mi lascia completamente indifferente. Poco dopo questi messaggi, Kim scopre di potersi diplomare quell'anno e programma di lavorare come volontaria in un centro faunistico durante l'estate. La ragazza, come sapete, ha una grande passione per gli animali e quindi è molto emozionata al riguardo. Nel loro gruppo, Kim e Cruz hanno un amico di nome Cameron Moffat. Questo Cameron non è molto brillante dal punto di vista accademico, visto che ha superato solamente 5 corsi in ben 4 anni di liceo. Si diceva in giro che Cameron avesse subito abusi quando aveva 3 anni. Era noto per il suo atteggiamento violento e aveva fatto del male anche alla sorellina più piccola, al cane e ai suoi amici in passato. Era stato espulso dalla Pacific High School per aver portato un taglierino a scuola e aveva avuto una discussione violenta con la sorella. Il ragazzo soffriva di ADHD, ma rifiuta di assumere i farmaci che gli vengono prescritti. Cruz e Cameron sono amici da anni, si incontrano al 5° anno di elementari e hanno legato, anche grazie alla passione che avevano in comune per World of Warcraft. I due discutevano spesso tra di loro dei pensieri negativi che ogni tanto passavano nelle loro teste. Entrambi si ritrovavano a pensare di fare del male agli altri. Hanno anche sperimentato insieme la bevuta di sangue e altri fluidi corporei, non meglio identificati. Cruz e Cameron venivano spesso beccati mentre sgattaiolavano via da scuola e casa per mettersi in qualche guaio. Cruz ha parecchie ombre nel suo passato. La prima riguarda il padre, in carcere per aver tolto la vita a una sedicenne nel 2001. Il ragazzo ha visto pochissime volte questo uomo e per il suo bene è andato a vivere con la nonna durante l'adolescenza. Ma quando è tornato a casa da sua madre è spesso stato violento con lei, ferendola per ben 2 volte. Cruz ha condiviso molti pensieri disturbanti online nel suo blog, incluso il post intitolato "Segnali di avvertimento precoci di un serial killer", in cui descrive le peculiarità di un assassino seriale e afferma: la cosa particolare è che io rientro in tutte e 14 i punti che descrivono un serial killer. Sembra però che rientrare in tutti i punti renda veramente improbabile che un soggetto diventi un serial killer. Suppongo che sarà il tempo a dare una risposta al riguardo. Kim, Cruz e Cameron parlano spesso nelle loro chat dei tormenti che la ragazza subisce da parte degli altri ragazzi. Nonostante la confessione e gli sfoghi, la relazione tra Cruz e Kim non continua e i due cominciano a sentirsi molto meno. Una sera Cruz inizia a chattare al telefono con Kim e segretamente inserisce nella conversazione anche Cameron. E mentre con la ragazza pianificano di fare qualcosa il giorno successivo, i due ragazzi, in una serie di messaggi privati tra loro, decidono cosa vogliono davvero fare alla ragazza. Se da una parte Cruz organizzava nel dettaglio il crimine, Cameron si assicura che il ragazzo non proceda senza di lui e si arrabbia di continuo dal momento che Cruz decide di non raccontargli il piano nel dettaglio. Il giorno dopo la classe di Kim partecipa a una gita in una zona, ma la ragazza non ci va. Marina infatti la scuola e pianifica di fare da babysitter dalle 15 presso una famiglia che conosce. Durante la mattina Kim prende il bus diretto a Longford per incontrare Cruz e Cameron, ignara di quello che le attende. I tre ragazzi vanno a casa di Cruz in Happy Valley Road e lì il piano ha inizio. Alle prime luci dell'alba, Cameron e Cruz si erano sentiti via messaggio per definire alcuni dettagli. Decidero che Cruz avrebbe usato quella frase in codice
come segnale per indicare che erano pronti a fare del male alla ragazza. La scelta cadde su I think I'm going to make some KD. KD è il modo con cui i canadesi identificano il formaggio di una nota marca e per esteso la pasta con il formaggio. Quindi la frase può essere tradotta come credo che mi farò una pasta al formaggio, diciamo, ecco. E poco dopo l'arrivo a casa di Cruz, i due incominciano l'attacco, colpendo la ragazza alle costole e legandole le braccia e le gambe. Le fanno delle cose tremende finché la ragazza non soffoca dopo che le hanno infilato un calzino in bocca. I due vanno avanti a prendersela col corpo fino a quando non lo hanno infilato in un freezer del garage di Cruz. È impossibile sapere realmente tutto quello che Kim ha subito quel giorno. La sua relazione con Cruz era finita ormai da tempo e la ragazza non aveva sue notizie da molti giorni, fino a quando aveva ricevuto un messaggio la sera prima. Se solo Kim si fosse accorta della vera natura di quei ragazzi e avesse capito che averci a che fare era una terribile idea, forse le cose sarebbero potute andare diversamente, ma purtroppo così non è stato. E addirittura, mentre i ragazzi continuavano ad attaccare Kim, Cruz cercò di creare un alibi, mandando un messaggio alla ragazza per chiederle se avesse finito di fare la babysitter. Nel mentre, un altro suo amico, vedendolo online, gli manda un messaggio chiedendo consigli circa come comportarsi con il padre alcolista. E visto che Cruz aveva ignorato il messaggio, gli aveva scritto una seconda volta: amico, dimmi cosa. 8 minuti dopo, Cruz risponde scrivendo: scusami, il freezer stava saltando in giro. Probabilmente il commento peggiore che il ragazzo potesse fare, visto che era una prova che stava usando il freezer. Successivamente, Cameron cerca di contattare la sua ex e convincerla a raggiungerlo a casa di Cruz. Per fortuna, la ragazza non si fece viva, mentre avrebbe potuto facilmente diventare la seconda vittima di quel duo. È abbastanza chiaro che il primo video aveva lasciato una forte sensazione di potere nei confronti delle donne da parte di Cameron e Cruz e che se ne avessero avuto la possibilità quella sera avrebbero potuto diventare veramente dei serial killer. La mattina successiva i due ragazzi mettono il corpo di Kim in una grande borsa di tessuto e prendono il bus fino a Gallop Goose Trail. Ed è proprio lì, sotto il ponte, che danno fuoco alla borsa e al suo contenuto. Mentre si trovano lì, Cruz tira fuori il telefono e manda un messaggio. Sarà quel messaggio a provare dove si trovavano quel giorno. La stessa mattina, la madre di Kim ha denunciato la scomparsa della figlia, dopo averla chiamata più volte ed essere stata sempre dirottata direttamente dalla segreteria. E dal momento che il telefono era spento, la donna è sicura che è successo qualcosa. Mentre la famiglia, gli amici e la polizia cercano la ragazza disperatamente, Cameron e Cruz continuano la loro vita come se nulla fosse. Cruz esce con la ragazza con cui si stava vedendo negli ultimi giorni e Cameron va a mangiare con la madre e la nonna e poi va al centro commerciale a comprare un nuovo gioco. Per fortuna nessuna delle ragazze che i compagni frequentano prima dell'omicidio di Kim è stata in alcun modo ferita. Quella sera stessa, verso le 19, un uomo durante una passeggiata con gli amici nei pressi di Gallop Goose Trail trovano i resti malamente sepolti di un corpo bruciato in una borsa carbonizzata. Saranno poi le impronte dentali a confermare che si tratta della giovane Kimberly. Più di 40 poliziotti vengono mandati sul campo per lustrare. Un elemento fondamentale nelle indagini sulla morte di Kim si rivela essere il mondo online. Ormai la polizia ha capito quanto possono rivelarsi importanti Facebook e forum nella ricerca dei serial killer. Così decidono di aprire una pagina in ricordo di Kim e monitorare i profili di tutti quelli che lasciano commenti. Cruz e Cameron incominciano pian piano a rendersi conto che la polizia li sta cercando e a preoccuparsi che gli investigatori si possano avvicinare alla verità, anche se pensavano di averla fatta franca. Cruz prende anche parte alla cerimonia per in memoria di Kim e viene visto ritornare in fretta in macchina, reazione che stupisce un po' tutti presenti. Circa 5 giorni dopo l'omicidio, Cruz decide di confidarsi con la sua ragazza online che si trovava a Halifax, una piccola cittadina in Nova Scotia, nel Canada East. Pensa che la gran parte delle chat fossero tracciabili, a eccezione di quelle di World of Warcraft. Il ragazzo confessa tutto quello che ha fatto e invita Cameron nella chat per confermare la sua storia. Manda anche il link della notizia dell'omicidio come ulteriore prova che non sta scherzando. La ragazza gli dice di non fare mai
più una cosa del genere e che sarebbe stata al suo fianco. Io credo che questa reazione sia anche normale se pensiamo che il ragazzo le ha appena detto che ha ammazzato una persona, verosimilmente entrando nel dettaglio. Chiunque avrebbe cercato di tenerlo calmo anche per evitare che commettesse altri casi di violenza, magari, senza contare che è probabile che Cruz sapesse dove abitava la ragazza e che la giovane avesse paura di subire il medesimo trattamento. Nella chat di World of Warcraft la ragazza chiede a Cruz se si sente in colpa per quello che ha fatto a Kim e per tutte le vite che ha rovinato. La sua risposta fu: no, non mi sento in colpa per quello. Cruz continua ad andare a scuola quando ha voglia, ma ogni volta che salta fuori il nome di Kim subito si infuria e inizia a urlare contro chi l'ha pronunciato. Quando la migliore amica di Kim, Samantha, gli chiede di piantarla di parlare e urlare riguardo a Kim, la risposta è morta, chi se ne frega. Inoltre dice ripetutamente ai compagni di classe di essere felice che lei non ci sia più e che la odiava. Cruz e Cameron continuano a parlare via messaggi di quello che avevano fatto e si scrivono: visto che abbiamo ucciso quella stronza e non è stato molto difficile, proviamo a farlo di nuovo. I ragazzi vengono convocati dalla polizia per alcune domande dopo che hanno affermato di aver visto Kim la mattina in cui è sparita, anche se ne era andata subito dopo per andare a scuola. Quando la polizia chiede a Cruz chi pensa che abbia potuto compiere un'azione del genere, il ragazzo risponde: qualcuno che pensa valga la pena uccidere qualcun altro o qualcuno in un impeto di rabbia. Alla fine la polizia trova abbastanza prove per poter investigare a fondo le interazioni tra i ragazzi online e analizza i loro scambi precedenti. Gli inquirenti hanno accesso a tutte le loro ricerche online e la trascrizione dei loro messaggi. L'unità di analisi crimini tecnologici mette insieme più di 1.4 milioni di pagine sulle attività online dei due ragazzi. L'anno successivo, nel giugno del 2011, sia Cruz che Cameron vengono arrestati per l'omicidio di Kimberly. Quando Cameron viene intervistato per 9 ore di seguito, descrive l'azione come la più grande botta di adrenalina della sua vita. Studiando il linguaggio del corpo durante il colloquio, si capisce che era ansioso, in tensione ed anche spaventato, dal momento che teneva le braccia incrociate in una postura curva. Il ragazzo gioca con la polizia, nascondendo dei dettagli del suo malato gioco del gatto e del topo. A un certo punto dice addirittura che ci sarà un momento ad un certo punto in cui sarà così facile parlare di questo. Alla fine finisce per rivelare tutto quello che aveva fatto alla povera Kimberly. Racconta anche che Cruz gli aveva detto: se finirò per incriminare me stesso, devi farlo anche tu. Gli psichiatri responsabili della valutazione dei due ragazzi li classificano come psicopatici e affermano che non vi era praticamente nessuna possibilità di recuperarli. Tra le caratteristiche degli psicopatici compaiono fascino superficiale, grande intelligenza, scarso giudizio, incapacità di imparare dalle esperienze passate, incapacità di amare, mancanza di rimorso o vergogna, impulsività, menzogna patologica, comportamento manipolativo. Durante il processo i due ragazzi vennero trattati come adulti, condannati alla prigione senza possibilità di libertà condizionata per i primi 10 anni. La famiglia di Kimberly disse di essere arrivati a una qualche conclusione sulla vicenda, ma il padre affermò: questi animali non possono essere riabilitati, si meritano solo una lenta e orribile morte. Nel corso del processo furono fatte ascoltare molte registrazioni tra Cruz e sua madre, in cui il ragazzo si rifiutava di prendersi la colpa per quello che aveva fatto e lasciava intendere che le sue azioni erano colpa della madre, che non era stata in grado di fargli da genitore. Il caso può essere chiuso, ma la comunità ha avuto modo di ricordare il crimine più volte nel corso degli anni. Nel 2014 Cameron è stato trasferito da un carcere di massima a uno di media sicurezza. La famiglia di Kim si è indignata e non è riuscita a comprendere come potesse essere possibile una cosa del genere per un assassino con un comportamento estremamente antisociale. La preoccupazione principale è che qualcuno che non ha mostrato il benché minimo rimorso si muova nel sistema così velocemente, il che potrebbe portare al rilascio dopo aver scontato il minimo della pena, vale a dire 10 anni stabiliti dal giudice, secondo le regole di sicurezza canadesi. La sicurezza media è per i prigionieri che presentano una bassa o comunque moderata possibilità di tentare la fuga e che presentano
rappresentano un moderato rischio per la sicurezza pubblica in caso di fuga. Chiaramente queste parole non descrivono Cameron, che senza girarsi intorno è uno psicopatico senza rimorsi che sembra essersi divertito a togliere la vita e a martoriare il corpo di una giovane ragazza. Nel 2017 il padre di Cruz, Robert Raymond, ha provato a scappare dal Mission Institute in cui era rinchiuso, ma è stato per fortuna catturato dopo la fuga. Ad ogni modo, questo è lo stesso carcere in cui è rinchiuso il figlio, quindi molti si stanno domandando se dietro la fuga non ci fossero ulteriori motivazioni. Nel corso degli anni passati in prigione, Cruz ha provato a chiedere la semilibertà, il che ha portato la famiglia di Kim a rivivere gli eventi del 2010. Nella sua richiesta più recente ha dato la colpa del suo comportamento all'educazione ricevuta in famiglia e al fatto di essere stato in contatto con il padre e i suoi comportamenti criminali. Il padre di Kimberly, presente all'udienza, disse: "Sono arrabbiato. In questo paese è come se fosse la famiglia della vittima a essere punita per tutta la vita. Cruz ha usato ogni tentativo a sua disposizione per chiedere la semilibertà da quando è stato mandato in prigione." Nel 2020 sia Cameron che Cruz hanno raggiunto il minimo di anni di carcere stabiliti e hanno avuto la possibilità di chiedere la libertà sulla parola. La famiglia di Kimberly ha lavorato con i politici nella speranza di creare un sistema di preallarme che possa fare in modo che i ragazzi problematici ricevano cure prima di poter far del male a qualcun altro. Cruz ha chiesto la libertà sulla parola, ma gli è stata negata. La corte richiede che non solo non sia mai stato riabilitato, ma anche che se venisse rilasciato sarebbe ancora una minaccia per la società e potrebbe fare del male ad altre donne. La famiglia di Kimberly ha continuato a lottare e anche grazie ai loro sforzi si è giunti al Self Care Act. Questa legge è stata creata con l'intento di prevenire tragedie, intervenendo prima con azioni mirate e coatte nei confronti dei giovani considerati a rischio. Un passo avanti nella protezione delle donne, nella speranza che non vi siano più così tanti casi come quello della giovane Kimberly. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di vedervi al prossimo e un saluto da Seba.